Si sono conclusi i lavori a Bovalino di riqualificazione della centrale a Piazza Gaetano Ruffo, dedicata al giovane bovalinese figura di spicco del Risorgimento italiano. Ruffo, scrittore ed eroe risorgimentale, fu uno dei 5 martiri di Gerace, precursore delle lotte che portarono all'unità d'Italia. La riqualificazione della piazza, intitolata all'illustre cittadino, ha incluso il recupero di importanti reperti archeologici, tra cui una torre d'avvistamento del 1607, distrutta durante le incursioni turche e ottomane e poi demolita nel 1912. Questo ha riportato alla luce una gloriosa testimonianza del passato bovalinese, sepolta sotto strati di terra. Il sindaco, dunque, insieme all'amministrazione comunale, ha tagliato il nastro. Durante la cerimonia è stata anche svelata la statua di bronzo di Gaetano Ruffo, realizzata dal maestro Rosario La Seta e donato dall'Istituto di Storia del Risorgimento Italiano al Comune. Il primo cittadino maesano ha sottolineato l'importanza storica e simbolica della riqualificazione, mirata a risvegliare la coscienza storica e identitaria della comunità bovalinese e a dare nel contempo un impulso culturale e turistico alla città e al suo comprensorio. È una nuova piazza per Bovalino che vuole essere l'incontro della cultura, della storia, ma anche dell'identità e della comunità e della bellezza di questa città. È una piazza che quindi mette insieme tutte queste cose e che vuole far vedere alla comunità anche la parte storica, la parte antica e il ricordo di quello che fu una Bovalino splendida. Vogliamo insieme quindi ricordare anche a chi questa piazza è intitolata, cioè uno dei martiri di Gerace, un figlio illustro di Bovalino, Gaetano Ruffo, in cui alle mie spalle c'è una bellissima statua realizzata dal maestro La Seta e donata dall'Istituto per la Storia per il Risorgimento. Un'inaugurazione, una piazza importante non solo dal punto di vista storico, ma anche dal punto di vista del decoro urbano della città, cioè è stata riqualificata un'area importante del paese, un'area centrale alle porte del Corso Umberto di Bovalino, quindi anche questa è una cosa importante per Bovalino. Ringrazio anche la consulta giovanile che si è occupata dell'esposizione delle foto che vediamo nella piazza e la maestra Maria Marcella Ruffo che ha donato il giornalino che appunto verrà esposto stasera. Si caratterizza questa nuova piazza per due aspetti. Il primo è la riscoperta delle fondamenta della Torre Scinosa, una torre d'avvistamento seicentesca che dal punto di vista ideologico rappresenta soprattutto la riscoperta, la riemersione della identità bovalinese che da tempo pare sopita. Dall'altro lato invece abbiamo la valorizzazione di un personaggio storico importantissimo per il nostro comprensorio di origine bovalinese, anzi bovalinese vero e proprio, che è Gaetano Ruffo, uno dei 5 martiri di Gerace, che è stato martire per la libertà, martire per il riconoscimento dell'Italia unita. La Torre Scinosa, che era una delle torri facente parte del sistema di avvistamento e difesa delle nostre coste volute dai viceré spagnoli, era stata abbattuta, costruita nel XVII secolo, era stata poi abbattuta nel 1912, per cui si sapeva insomma il punto dove sorgeva e si avevano delle immagini, però si aveva anche veramente qualche dato metrico, insomma qualche misura, però ovviamente lo scavo ha definitivamente fatto precisare il punto esatto dove sorgeva e soprattutto le dimensioni, la tecnica costruttiva e l'organizzazione spaziale di questa torre, che è un unicum nella nostra costa ionica, perché le torri d'avvistamento della costa ionica sono di tipologia circolare, mentre invece la Torre Scinosa era di tipologia quadrangolare, come si possono vedere più sul Tirreno, nell'Alto Tirreno cosentino e anche nella Campania, nella Basilicata e nella Campania. Io sono l'autore della scultura, è una scultura in bronzo che raffigura appunto il martire di Gerace e fa parte ovviamente di questa piazza.
a cui è intitolata. Siamo davanti ai resti della Torre Cinosa, che è stata insomma, messa in luce durante i lavori di riqualificazione di Piazza Gaetano Ruffo. Si tratta di un rinvenimento archeologico di cui già si conosceva insomma, l'esistenza, e il progetto di riqualificazione della piazza prevede appunto la valorizzazione, la messa in sicurezza, la valorizzazione e la fruizione del bene. Bovalino si fregia di un record, possiamo dire, perché in provincia di Reggio Calabria pochi comuni possono vantare la presenza di un elemento archeologico in ambito urbano.